Ci si può vendicare con un libro? Assolutamente sì, ci sono tanti modi per farlo e secondo la leggenda uno dei più originali era stato escogitato nel 500 da un autore cinese che si chiamava Wang Shizhen e che in questa maniera aveva trovato il sistema di vendicarsi dell'assassino del padre. Come aveva fatto? Aveva trascorso anni interi a scrivere un romanzo particolarmente articolato e intricato che ci abbiamo, si chiama Qin Ping Mei ed è considerato un capolavoro della letteratura cinese, ma è soprattutto un romanzo con parecchi episodi piuttosto osé e piccanti. Quando ebbe concluso il romanzo, Wang Shizhen cosparse le pagine del manoscritto di veleno e poi lo donò a chi? Proprio all'assassino del padre, perché sapeva che era un grande appassionato di letteratura licenziosa ed era convinto che avrebbe letteralmente divorato il libro e per aiutarsi a sfogliare le pagine si sarebbe umettato le dita con la saliva, come effettivamente avvenne, e quindi questo personaggio, l'assassino del padre, che era un alto funzionario, finì a forza di sfogliare le pagine per avvelenarsi e morire. Ecco, l'avrete riconosciuta, questa è la trama, è uno snodo della trama del Nome della Rosa di Umberto Eco, dove essere avvelenate sono le pagine del secondo libro della Poetica di Aristotele, e questa è la dimostrazione di quanto fosse abile a individuare elementi, motivi dalle fonti più disparate e poi adattarli e utilizzarli in maniera assolutamente magistrale. Peraltro, la storia del libro avvelenato non ha origine con questo romanzo cinese, ma è un motivo in circolazione da molto più tempo, tant'è che compare per esempio anche nelle Mille e una Notte, nella storia che vede il saggio Duban messo a morte ingiustamente dal re Yunan. E quindi il saggio, per vendicarsi, appena prima di essere giustiziato, dona al re un libro di magia che gli dice contiene dei segreti incredibili. E il re ovviamente non resiste alla tentazione di sfogliarlo, anche lui umettandosi le dita con la saliva, e quindi finisce anche in questo caso per avvelenarsi e per morire. Si tratta quindi di un motivo che è molto molto antico e se vogliamo individuare una morale, forse potrebbe essere che conviene sfogliare i libri con le dita asciutte.